ancora Copelli al servizio, non forse la mano di gestione perfetta dei locali che riescono a mettere dentro il primo punto. Comunque 9-8 per gli ospiti. Attacco di bronzo stavolta è vincente Toni Kacevic. Siena sempre in sottofondo, c'è anche una bella rappresentanza senese. Siena che deve comunque riproporsi dopo questa free ball, praticamente senza muro, di piede addirittura interviene Pesare, fa un miracolo e poi arresto, pensa, opposto se non in ritardo a tutti gli effetti, perché la Dura Diaz poi è andato via senza mai giocare. Nevo se la cava con una mano, Milan lo segue nella rotazione precedente, ci riprova, gran botta anche stavolta, grossa difficoltà il Pineto che poi subisce il muro di Trillini. Stiamo controllando i dati che sono pervenuti da poco, io ringrazio la brava Giulia che fa le corse ma miracoli non ne può fare, mentre il miracolo Frozziano, abbiamo detto, curato di origine anche se poi è nato in Germania. Giocatore sicuramente tra i più positivi di questo percorso finora intrapreso dal Pineto, che adesso subisce il muro, però ancora un'opportunità con Froz che viene murato. Domenica 28 alle 18 tornerà a giocare in casa una, la prima delle due partite interne contro il Cuneo, ma intanto seguiamo questa azione, ancora in difficoltà sulla battuta, la ricezione del Pineto che dovrà lavorare col suo mister nuovo Cesar, ma proprio tanto in, questa, in questo senso. Poi Sant'Angelo sbaglia nettamente, ma soprattutto di un ace numero 7, addirittura 7 ace che schiantano qualsiasi avversario. Ci riprova Pierotti sul 18-13, stavolta la recensione perfetta di Panciocco, e Froz che ha rilevato 19-24, annullato il primo set ball. Gran botta, poi Pierotti ancora una volta, gran recupero di Sorgente ma non riesce poi la palla a essere rimessa al posto giusto, si chiude il secondo set. Attacco di Frost, scusate di Copelli alla battuta, gran botta, ricezione che se la cava. Poi dalla seconda linea Panciocco, palla troppo bassa, la può solo piazzare. Il muro vincente di Franz che su. Batte forte, Sorgente la prende, chissà, forse sarebbe da fuori, ma è possibile dirlo. Graccio che poi la palla che va fuori perché tocca l'asticella. In totale per il croato, palla lunga di basso, recensione in palleggio è buona, e poi Kravchuk ancora con la diagonale tra i posti. Palla lunga, la ricezione contestata e poi